sentimi, ecco, aleggiano, ormai il movimento è andato oltre queste cose, o lo capite o non lo capite, non abbiamo bisogno di combattere nessun morto, andiamo avanti, destra, sinistra, non c'è più niente, signore, qui sta cambiando, tira giù quel librello, tiralo giù, tira giù, chiudilo, chiudi, non piove, ci bagniamo un po', lo so, discariche, il porto, abbiamo tutto, sta girando tutta l'Italia così, è questa la soluzione, è questa la condizione dell'Italia, non è solo Imperia, cemento, la ferrovia dell'Ottocento, ancora gli scaiola, ce ne sono tanti di smemorati in giro, ma non il porto, e magari è là che sente, sente, con i suoi avvocati, che senta, non ci interessa più. Famiglia in casa lo saprà che è la sua quella lì, allora il discorso è che noi andiamo avanti, questo è un movimento che sta avendo qualcosa di straordinario, ci sono oggi in questo momento 700 comuni che vanno alle elezioni comunali, bene, noi siamo presenti in 200 su 700 vuol dire che siamo aumentati dall'anno scorso di 3 volte, è un virus esponenziale dal basso che non si ferma più. Questo è un mondo che non c'è più, è una terra che bisogna rifarla dall'inizio. Vi voglio solo dire, e vi voglio enunciare solo, come si leggono sul Corriere.it di oggi, vi dico qual è il nostro paese, ci stiamo abituando a questo. Leggo i titoli, come sono scritti, non mi invento niente. Non mi invento niente, andate a vedere su Corriere.it. Suicida cassa integrato di 50 anni, si butta da un ponte nel Viterbese. La notizia dopo, madre getta dal balcone i bambini di 6 e 3 anni, la notizia dopo, poliziotto suicida, il figlio è morto, trovate alcune lettere, chiedo scusa. La notizia dopo, donna di 50 anni si uccide chiudendosi nel congelatore. La notizia dopo, Roma, 60enne, accoltella al torace l'ex compagno della figlia, è grave. Uccide i figli, la notizia dopo, uccide i figli 45enne e si impicca in carcere con i lacci delle scarpe. La notizia dopo, figlio strangola la madre di 88 anni davanti alla badante arrestato. Questo è un campo di concentramento, ci siamo rinchiusi in un campo di concentramento e queste cose ci sembrano normali. Questo non è più un paese normale. E allora dobbiamo reagire, le priorità, cazzo, le priorità non sono queste le priorità, le nostre emergenze cosa sono? E di che cosa parla questo governo? In 2 mesi di che cosa parlano questi qua? Hanno detto di spostare l'IMU di 2 mesi, ma fa culo spostare l'IMU di 2 mesi! Non devo dire parolacce, non devo dire parolacce. Allora, è questo il nostro rapporto che dobbiamo avere con la vita, è venuto uno davanti a casa mia e poi si è andato a ammazzare, io non me ne sono accorto che aveva questa disperazione. E allora, ed è questo, forse io grido, forse danno la colpa a me, capito? Danno la colpa a me perché c'è questa rabbia intorno, sì io sono arrabbiato e il movimento nasce da una rabbia interna, ma una rabbia contenuta, una rabbia buona che ha aggregato milioni di persone su un sogno di avere una terra diversa, un sogno di avere un'economia diversa, una politica diversa, è una rabbia bella. Giusta, bellissima, che ci ha messo in riga a firmare da dei banchetti, firmavamo con i documenti, non siamo andati a scontrarci con la polizia, disperati come noi, è una rabbia buona, e contro cosa abbiamo? Contro abbiamo l'odio, odio dei media, odio delle televisioni, odio che vengono davanti a casa mia, mettono in televisione il mio indirizzo, il numero di casa, i miei figli, mia moglie, è questo, causandomi un'ansia, c'ho l'ansia, ce l'ho l'ansia, ma teniamo durissimi, ma stai scherzando. E voglio anche dirvi cosa è successo con questa sinistra che ci ha preso per il culo per 20 anni. Voglio anche dirvi quando Gargamella veniva da noi a dire perché non facciamo un governo insieme, perché non ce l'ha mai chiesto, ci hanno sempre snobbato,
snobbato, snobbato, i grillini, con i computerini, i grillini. Cazzo, in 3 anni, senza soldi, con le televisioni e i giornali contro, siamo diventati il primo partito del paese. Quali grillini? Quali grillini? Dai. E non è questa presunzione che ha avuto. E noi non ci chiedeva di governare con loro. Non ci hanno chiesto di governare con loro, ci hanno chiesto i nostri senatori, hanno chiesto i nostri voti per andare al governo e votare loro senza il Movimento 5 Stelle. E qui c'è stato un colpo di Stato in 3, si sono chiusi in una stanza di notte e hanno determinato che un vecchio di 86 anni continui a fare un mandato di 14 anni. È una vergogna, se in questo momento... È un paese che è incredibile, è venuta la polizia nell'ufficio nostro, ma non la polizia postale, è arrivata la polizia giudiziaria, stanno mandando la polizia in casa dei ragazzi, 20 ragazzi di Nocera Inferiore si vedono la polizia in casa e vengono denunciati per vilipendio, perché sul blog mio di 1 anno e mezzo fa hanno fatto dei commenti che il Presidente della Repubblica ha detto che sono vilipendio. Il vilipendio, abbiamo un reato di vilipendio che abbiamo solo noi, che è del codice Rocco di Mussolini, abbiamo un reato di vilipendio e non abbiamo un reato di tortura nel nostro codice. Ma è pazzesco, sì o no? E che cos'è il vilipendio? Dire che Napolitano è Morfeo è vilipendio? Io le ho letti. Dire che cos'è il vilipendio? Dire che Napolitano ha permesso la distruzione dei suoi nastri con le conversazioni di Mancino e per non farci sapere cosa si sono detti è vilipendio? È la verità, non è vilipendio. È roba da pazzi. Siamo il primo partito come numero di votanti, il primo, e non ci hanno dato una carica istituzionale, niente, né una carica, non ci ha dato né la presidenza del Senato, né la presidenza della Camera, niente, l'ha data una, la Boldrini, che c'ha il 3% degli italiani, noi siamo al 25%, niente, né una non abbiamo preso una presidenza di una commissione, niente, non esistiamo. Ecco che cos'è la dittatura, signori. È questa la dittatura, non è rendere sudditi i cittadini la dittatura. La dittatura è rendere i cittadini invisibili. Siamo invisibili. E sono entrati 163 ragazzi dentro, meravigliosi, li sentiste parlare, li guardano in faccia, abbassano lo sguardo. Stiamo preparando leggi su leggi, lavorano fino a mezzanotte, si sono ridotti lo stipendio del 50%, prendono 5.000 euro lordi, 2.500 netti, prendono la diaria, spendono quello che devono spendere, tutto rendicontato, e poi quello che avanza lo mettono su un conto per mettere lì dei soldi per poi fare microcredito alle piccole imprese, e non ce lo permettono, non aprono il conto. Ma incredibile, e Bersani voleva fare un governo con noi, io glielo ho detto, andate a vedere il video che ho fatto, ho detto caro Gargamella, vuoi fare un governo con noi? Benissimo, facciamo 2 cose subito insieme, diamo un segnale. Allora, noi abbiamo rifiutato 42 milioni di euro, rifiutati perché non prendiamo rimborsi elettorali, fai altrettanto, dai indietro 48 milioni di euro che ti sei già presi anticipati dalle banche, non serve una legge, serve un assegno postnatale. Non ha risposto, ora abbiamo già pronta la legge per l'incandidabilità del nano, questo ce l'abbiamo già, non ha risposto, abbiamo la legge contro la corruzione, contro il conflitto di interessi, cambiamo la legge elettorale, basterebbe entrare lì una mattina in Parlamento e abroghi la legge che c'è il porcello e torna di diritto quella che c'era prima, non lo vogliono fare, voleva governare con me, un cazzo voleva governare lui con i suoi numeri, perché poi quando noi gli abbiamo messo lì il Rodotà, per votare Rodotà non l'hanno votato perché sapevano cosa? Che Rodotà avrebbe messo in galera Berlusconi e gli volevano salvare il culo. Questa è la realtà, e hanno fatto così con Prodi. Dio mio, ma
strappate le tessere e tornate a essere dei cittadini con la vostra testa, porca puttana! Che hanno fatto finta per 20 anni a fare delle opposizioni! E vedere il nano di nuovo che attacca la magistratura e il PD non dice niente. Vai a Brescia, e a Brescia io ho visto una cosa a Brescia che non mi aspettavo di vedere. Ho visto non più una guerra di classe, ho visto una guerra generazionale, perché c'erano davanti a questo nano di 80 anni, c'erano i pensionati davanti come me, i pensionati, che guardavano questo pensionato di 78 anni, 76, che gli raccontava la solita storia contro i magistrati, che ti tolgo l'IMU, ti do anche quello di prima, ti metto un set di pentole e un po' di federe. E loro lo guardavano e non ci trovavano niente di strano, perché l'informazione che hanno da anni con quella cazzo di televisione e con i giornali, e lo guardavano normali, perché erano anziani. Perché siamo anziani, siamo il popolo più vecchio d'Europa, perché ci sono 20 milioni di pensionati, 20, e 10 magari galleggiano sulla crisi, magari hanno la seconda casa, l'affittano e integrano l'affitto della seconda casa con la pensione. Perché cambiare? Perché il movimento vuol cambiare il sistema? A noi ci sta anche bene così, ed erano lì a guardare questo qui e non ci trovavano niente di strano. Che proprio quel giorno lì nel Corriere della Sera c'era un trafiletto con scritto: aumentate le tasse sugli affitti del 40%. Non se ne accorgevano, seguono la televisione, e per loro era normale vedere uno come loro, che li manteneva quel semi benessere, non per tutti ma per una parte, perché avevano lavorato, avevano preso i contributi, erano andati in pensione, in fondo la vita era stata dura, ma adesso si potevano godere un po' di vecchiaia, no? E davanti c'erano questi, e dietro c'erano migliaia di ragazzi senza lavoro, senza futuro, che devono emigrare, senza un cazzo, senza la casa, senza un mutuo, che non capivano. E vedere un uomo di 80 anni che si picchia con un ragazzo di 18, mi è venuta la morte nel cuore. Perché non sono più lotte di classe queste. È follia, brava, è follia. E allora dobbiamo cambiare, Dio mio, cambieremo.